Tesoro, devi andare a lavorare, svegliate. No, non ce vado oggi, c'ho la cosa. C'ho la febbre. Ma manco oggi. Forza tesoro mio, sveglia, si deve andare a fatturare. Amo, ma che due occhiaie che hai, sicuro di star bene? Scotti! Va bene. Faccio io. Ai 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 ai, qua. 38 e meno 16. 38 e meno 16, ma fa bene qua. C'hai 36 e 4. E che vuol dire? Se può pure avere la febbre senza temperatura, eh? Sto male, se sto male, c'ho pure l'herpes, se sto male. Sì, dai, sto benissimo. Caffettino, briochina e si torna a fatturare. 41 e 3. Ma tu sei pazzo, tu stai a casa. Che significa? Che non vai a lavorare. Ma è legale, eh? Sto proprio male. Senta che tosse. Catarro, cioè, sì. Sentisse la cornetta, se sta proprio a squagliare, bollente. Il medico della mutua? E che ora verrebbe? Ah, già, non si può sapere, non si può sapere, è vero. Va bene, amore mio, tranquilla, tu esci, ti fai le tue robe, io sto qui, mi faccio un po' di smart working tra le 8.30 e le 12.30, poi... Riposi. Va bene, poi riposo un po' e poi alle 12.31 si ricomincia a fatturare, mi faccio una conference call con Bruxelles e poi dopo capisco quando recuperare queste ore perse, magari pensavo nel weekend di farmi la lunga, va bene? Perfetto, allora io vado, tu sei a posto, va bene amore? A postissimo, vai tranquilla, va bene, arrivederci amore. Ciao amore. Allora mo, stammi bene a sentire. Adesso io mi rimetto a dormire un po'. Verso le 11:15, 11:30, 12 c'ho appuntamento con Franchino qua sotto al bar per incappuccina una schedina. E se arriva il medico, scusa? Se arriva il medico, tu mi dai l'allarme. Io ho fatto fa a Franchino un buco nel bar che collega direttamente all'armadio di casa nostra. Ma come l'armadio? Ma sì, un buchetto, tu mi dai subito l'allarme e io mi catapulto qua. No, senti, io non me la sento, ma che... Dai, mo te preparo pure un vocale, eh? Così, se il citofono al medico, tu metti in play e sembra che ci sto a parlare io, capito? And this is the way in which our team can reach... Sorry. Ok. Trova farmacia. Non ho capito. Ripete. Trova farmacia in zona. Ah, io ho detto, ma che dici? Ma con me la devi via? Con me la devi via, no? E io ho detto, ma che fa? Guardate. Oddio, il medico della mutuo! Si salve che può! Andiamo! Registrando. Salve dottore, sono Claudio, quello malato. Mo le apro subito, solo che l'ascensore è rotto, quindi deve fare tutte le scale lentamente senza farsi male. Ora le apro, eh. Aperto? Ah, non aperto? È strano, forse funziona male il citofono. Adesso apre? Ok, come si stoppa? Al volo in farmacia. E si torna a lavorare. Soggetto 302 in fuga. Classe: impiegato in malattia. Battito cardiaco accelerato. Evasione in corso. Distanza dall'area di licenziamento: 10 metri. 5 metri. 2 metri. Terminare. Ma il medico dove sta? No, era la portinaia. Ma come la portinaia? Mi volevo invitare a pranzo, perché mio marito ha preso un chilo e mezzo di vongole a Torvaglianica. Buone le vongole!
dottor Brambilla. Lei è licenziato. Signor, complimenti, buonissimi. Ringrazio tanto suo marito. A proposito, mando sta? Sta a lavorare. Che lavoro fa? Il medico della mutua.